per tuffarci in questo weekend, in questa stagione, perché poi parliamo, facciamo tanti discorsi, ma poi anche i risultati, no? Bisogna sempre migliorare. Mi pare che siamo partiti bene con 3 vittorie fuori casa. Adesso quello che ci aspettiamo tutti ovviamente è che tutte le squadre nell'anno centenario facciano un campionato importante, un campionato in cui mettono in campo quelli che sono i valori che cercano tutti di trasmettervi tutti i giorni, quelli che sono i valori del Cagliari. Mi piace raccontarvi in chiusura un aneddoto che non ho raccontato ieri perché non era probabilmente la platea adatta. Io quando sono arrivato il primo giocatore che ho conosciuto de viso, quindi faccia a faccia, con cui ho avuto la possibilità di fare un aperitivo sotto casa mia, è stato Davide Astori. Ieri mi hanno regalato una sua maglia della Fiorentina, quindi mi è venuto in mente questo aneddoto. Davide quell'anno aveva già deciso, dopo parecchi anni a Cagliari, di fare una nuova esperienza, e quindi poco dopo l'inizio della chiacchierata si è rotto un po' quello che è di solito quel muro che c'è fra il presidente e un giocatore, e quindi Davide si è subito trovato a suo agio e mi ha raccontato un po' quelli che erano i valori dello spogliatoio nel quale era stato, quindi quali erano i valori che poi ho conosciuto sul campo, nei fatti, da Daniele, da Ago, che sono qui presenti, ovviamente da Andrea, da Checco Pisano, da Diego Lopez, dallo stesso Raggia che era con loro in quell'anno, e da altri giocatori. Questo è il modo in cui io sono stato precipitato nel mondo del Cagliari, ed è un ricordo che custodisco veramente gelosamente, a maggior ragione perché è arrivato da Davide. Però deve essere quello che voglio vedere sul campo da tutti voi tutte le domeniche.